Ovviamente sì, io non ho idea di come funzioni questo gioco, quindi Nox, sarei tu poi a spiegare a me e al mondo come si gioca questa cosa. Io nel dubbio l'ho comprato, poi cliccate su questo link e vi attendi. chiede il numero della stanza che si creerà Arriva fra un appena attimo. creiamo la stanza e il vostro nome e partecipate in maniera gratuita. Non dovete Yes. scaricare nulla, non dovete comprare nulla da questo sito. In breve, Drawful 2 innanzitutto è un gioco di disegno molto molto ilare, potremmo dire, nel senso che ti permette di creare delle parole barra frasi che poi verranno sorteggiate casualmente e fatte disegnare a noi vittime. Il gioco ti dà a disposizione solo due colori e nessuna gomma per cancellare. Quindi se sbagli poi sono cazzi tuoi. Quelle frasi che abbiamo scritto vengono automaticamente sorteggiate e assegnate a ognuno dei giocatori presenti. Anche una propria frase può essere assegnata a se stessi, quindi se fate i monelli e scrivete cose brutte, tipo, non so, un gufo che si impicca da solo. Per dire, uno può scrivere anche quello, però se poi ti capita te stesso devi sapere come disegnarla e non è banale. Poi il gioco ti dà tot tempo per disegnare, allo scadere del tempo vengono estratti i disegni e ogni persona dovrà scrivere, provare a indovinare o comunque o anche a sviare i giocatori scrivendo ciò che vedono. Compaiono tutte le frasi a schermo e anche sul cellulare o dovunque voi siate connessi con su Jackbox.tv, dovete scegliere la frase che pensate sia inerente al disegno. E il disegnatore prende punti in base a quante persone indovinano la frase. Se uno sbaglia a indovinare la frase, ma seleziona la frase di un'altra persona, il creatore di quella frase, che ha fatto svegliare gli altri giocatori, prenderà punti lui. Quindi sta anche a voi cercare di creare una frase accattivante. Chi non può giocare può comunque partecipare in qualche modo, non so in che modo, ma c'è scritto che possono non player, possono affect game, quindi ok. Ok, ho partecipato alla stanza. Adesso, esatto, adesso ragazzi voi vedrete, ecco, esatto, vedi, la cosa che devi fare, Ricky, è cliccare i due simboli perché sennò si vedono le frasi, le vedi? Quindi Ah, ok, ragazzi così. cancellate le frasi perché sennò, Allora, esatto. ve le cancello e e rimettete quello che Esatto, volete. Sono 1 uscito dal barra 1. sito. No! Come rientro? No! Perché sennò Lo so, ho ti bloccato tu, esclude. perdonatemi. Ho fatto casino, succede. In che Colui senso che ha il il gioco non ti fa potere. entrare ma sei dentro? Non ti posso cliccare e farti rientrare. Cioè, dovrei annullare tutte le parole di tutti. Quindi, sì, esatto, al prossimo round parteciperanno quelli che non sono riusciti a partecipare ora. Per Gianluca, non lo so. Perché forse Gianluca comunque riesce a partecipare adesso, Esatto, con l'altro molto codice della probabile. stanza. Con che colori incredibili me lo stai facendo fare? Perfetto. Io sono stupendo così. Gianluca, ok. È entrata Giuliana al posto di qualcun altro. Ho sbloccato un obiettivo. Come? Non ho fatto nulla. Ah, entra un disegno con più di 50 linee. Ma non è vero. Ok, Q ha finito dopo. Ah, ecco, mi sa che il suo è il disegno con più di. Bellissimo. Con più di 1 milione di linee. No, non Google. Non ho detto ok Google. Silenzio. Possiamo partire? Vai. Ok, adesso vi comparirà sullo schermo la frase o la parola da disegnare. Ragazzi, questa cosa è ridicola. Io ho inviato il mio disegno tristissimo che non indovinerà nessuno. Non c'è spazio per farlo. Ah, ragazzi, ovviamente sono proibite le scritte o le frasi sul disegno, perché sennò. Sì, sono rimasti pochi secondi per finire il disegno, ragazzi. Sbrigatevi. Ah, giusto, una cosa divertente è che a fine turno si possono, cioè durante la fase di indovinare il disegno, scrivendo la frase, si può indovinare anche la frase più divertente, così c'è anche il vincitore morale. Cos'è sta roba? Io ho un'idea vaga di cosa questo possa essere. Probabilmente è sbagliato. Dovete indovinare il disegno azzurro e blu centrale. O Indovinare, dare un titolo. dovete dare un titolo, non è proprio indovinare, perché. Nel senso, dovete cercare di fare un titolo accattivante in modo tale che gli altri selezionino il vostro. Ecco, Cadetto adesso trampolino, avete. Ci puffo con una sono. pizza, incubo, un orsacchiotto che consegna la pizza, cane in padella, un cane che mangia spaghetti, cibo per cani. Cazzo di notte impossibile, ci sono troppe frasi. Cosa si mette?
Quindi sì, potete... chi prende i likes, diciamo, può vincere il vincitore. Quindi era un cane che mangia spaghetti? No, oh no, era una frase sbagliata, un cane che mangia spaghetti. Ah, ok, questi sono... Sono chi ha fregato chi adesso esce. Ah, capito? Ok. Io ho messo cane in padella e sono stato fregato da te, perfetto. Boh, per cani, era giusto, avete indovinato tu e JBG. GBJ. Adesso qua c'è il riepilogo dei punti presi. Ok. E dei like presi, in base alle frasi. Round 2. Come? Come? Sono andato troppo vicino al titolo vero? O qualcuno ha già messo questo titolo, ma come? Sì, può succedere. Cane di cacca, Pippo con cacca per cosa? Cane puffo. Scooby-Poo è bellissima. Scooby-Poo vincitore morale. Tutta la vita. Leo puzza. Perché c'è Leo puzza? No, chi è che mi ha fregato, mannaggia. Perché Q ha fregato, capito? E nessuno ha indovinato, era Leo era puzza. Leo puzza. Ma come? Non è possibile questa cosa. Come siamo arrivati a questa... What is this? Oh mio Dio. Il dettaglio dei capezzoli è inquietante. È molto particolare, qualsiasi cosa sia. Molto particolare. Anche lo spazio a destra che è finito. E si vede che scelte i capelli che vanno... Sì. Ok, sapevo proprio cosa scrivere io. Cos'è? Bambola sessuale, bambola voodoo, bambola voodoo di nuovo, bambola voodoo erotica, bambola assassina, bambola pupù, tizia muta con capezzoli o Tarzan senza voce. Cazzo, è un po' difficile scegliere. È un po' scegliere. Ci sono un po' tante bambole voodoo. Sì, lo sapevo, grazie. Che l'avevi scritto tu quello. Grazie mille. Non me l'ha avuto. Oh no, ci siamo fatti fregare tutti. Giulia ha preso un botto. Giuliana ha preso 2000 punti. Era veramente Tarzan senza voce. Io faccio i diminuti. Giuliana, Giulia, giù. Ma come Tarzan senza voce? Ma come Tarzan senza voce? Ma dov'è? Ma perché? Ma io ero secondo, com'è che sono quinto? Cos'è questo? È bellissimo. Beh, ragazzi, l'importante è, qualsiasi siano i risultati, vince lo sport. O vince lo sporco, dipende. Super Mario Mario Friendly, Super Mario Gay, Super Mago Cieco, Super Mario senza baffi, Luigi on crack o un idallico brutto italiano. Qui è dura. No. Era troppo ovvio per essere quello vero. Ma era la prima volta che ho detto che potrebbe essere quella più ovvia. Era Super Mario senza baffi. E cosa sono quelle cose che ha qua? Ah, è una X per dire senza baffi. Ci sono arrivato adesso. Ma sembrano dei baffi per dire senza baffi. Io sono ultimo alla grande proprio. Cos'è? Che cos'è? È abominevole. Questo è quando non hai la gomma per cancellare, quindi fai a cazzo. È pelante, Leo viene bannato, il sole dei Teletubbies, sole che mangia un pianeta, Ricky con mirtilli esplosivi, Pokémon Sole, Spinning Rick, tartaruga esplosiva. Io posso dire che l'ho fatta io questa frase. E chi l'ha disegnata non so se ha reso molto l'idea, ma si capisce per un particolare. C'è un divieto che è molto eloquente. C'è un divieto? È il divieto quello blu scuro, mi sa. Grazie. Era Leo viene bannato. Esattamente. Perché ci avete così tanto con Leo, poraccio? Sono sesto. Penso che sia ultimo. Non recupererò mai. Amici da morale. È difficile capire se sta sorridendo o se semplicemente puzza tanto. Comunque era il colore perfetto per questo disegno. Sì, esatto. Entrambi i colori perfetti per il disegno. Cacca solare, cacca ascolta musica, musica di merda, Puff Rick, Riccardo cacca con cuffie, misteri e suoi cibi, DJ cacca, fragranze di merda. Perché misteri e suoi cibi? Ragazzi, cosa... Oh no, non era Riccardo cacca con cuffie. Oh, ok, era Puff Rick allora, mi sa. Sì. Ah, questo è il mio disegno. La cosa divertente, ragazzi, è che, cioè, io ho scelto questo gioco, ma io faccio cagare a disegnare, per quello che è divertente, capito?
Ci sono delle cose incredibili tra cui mago handicappato disegna quel che vuoi, non ho idea. Il compleanno di Harry Potter. Sei un mago, Harry. Del centro di su Leo sono state giuste. Quindi Leo è stupido, inutile, potrebbe essere vera. Il compleanno di Harry Potter. Non è Harry Potter. Non ho fatto nessuna cicatrice. Leo è stupido e inutile. Audience 100%. 1000 punti. Era semplicemente mago. Come facevi? Era ragazzi? La mia scritta col tuo disegno. Ma dai. La semplicità non paga. Cos'è sta roba? Questo disegno è un aborto. È veramente la cosa più brutta che mi sia mai uscita. Il gatto di Leo. Leo c'è sempre. Sì, sì. Leo dopo essere stato bannato. Gatto baffuto pittore con tavolozza gatta. Gatto di Leo, 100% di audience. Ma basta. Ma mazzo, prende tutti i punti dell'audience. Non le si. Come? Non era quella. Non era quella, no. 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 Triggerato malissimo. Era Batman povero. Ma come fa a essere un Batman quello? Era palese. Silenzio. Ho ottenuto dei punti. Sì, dura un round solo, vedete, è finita già la partita, è ultimissima. Ha vinto GBG. C'è Luca. Ah, e Piras anche, pari merito. Sì, pari merito, bravissimi. Io tutti. Posso creare un nuovo episodio? Sì, avete visto, chiameremo... comunque viene scelta, siccome siamo in tanti, viene scelta solo una parola, frase a persona, perché fa solo un perché round. Perché sennò sarebbe troppo lungo. Sì, quando si è in 5/6 persone, ci sono due round di disegni. Ma a volte le cose semplici sono ancora meglio, perché la gente non capisce quando vengono dette male. Ma infatti il tuo mago mi ha fatto prendere 0 se solo da te, perché mago, chi è che va a scrivere mago e basta? Ma cosa stai facendo, Nox? È un'ora che stai disegnando. Sto provando a fare una cosa figa, ma non mi riesce. E niente, pare. Stai cercando a fare il gufetto che c'è lì? Hanno Papyrus! È stato difficilissimo. Okay, Misteri, cosa ha combinato? Misteri è una faccia su due preservativi, chiaramente. Ecco. Invece mi piace molto il disegno di Mads, che è un uovo con un cappello. Mentre Gianluca è un alieno. Semplice così. Giuliana ha fatto un gatto super chad. Ma è super bellissimo. Muscolosissimo. Leo Ban. Geniale. Time to draw. Oh no, che cos'è questa cosa? Oh, cosa devo disegnare? E me lo dici. Perfetto, è stato un fallimento di cui sono fiero. No, cazzo, sta andando tutto bene fino a questo momento. Perché non c'è la gomma? E io ho disegnato una cosa che se qualcuno indovina, no, merita vabbè. Tutto il rispetto del mondo. Io per far di fretta ho disegnato peggio. Ancora peggio. Poteva andare bene com'era. Ho aggiunto un taglio peggio. Ho peggiorato. Cos'è? È stupendo, ma allo stesso tempo terribile. Ci sono tre persone che in chat hanno detto non giudicate. Quindi non so di chi sia il disegno. Patata incrociata, uovo crociato, patata crociata, patata guerriera, final ecstasy, sasso va in guerra, pata knight, patata con spada. Final ecstasy è bellissimo, esatto. Posso dire che la frase l'ho fatta io e chi ha disegnato ha reso giustizia. Che cazzo è, a tutti abbiamo votato una cosa a caso. Era patata guerriera a questo punto? Già. Sì. Sono bene, primo per la prima volta e durerà... Era poco. Blu non ho colori. Cos'è? Non ho idea di che cosa sia. Ma non ha senso. Cos'è sta roba? Foglia bugiarda con appendici. No color certola. Insettino, mangusta blu. Foglia blu, un cetaceo nel blu. Dipinto di marrone. Lucertola blu, virus blu. No, ho fallito. Anche voi avete fallito. Mannaggia. Nessuno ha indovinato. Misteri. Sono sceso tantissimo. Non era una mangusta. Cos'è? Che cos'è?
turbato. Io sono più che altro stupito da questa cosa. Ma che cos'è? Cioè, nel senso... Non so cosa sia, ma è stupendo. Zeta la formiga guarda un giro di Scrubs. Meme, una leva al cimitero. Sono Leo, Excalibur, disegno catafratto, l'apocalisse, formica che esplode su una bara. Ci sono due risposte sulle formiche. Meme mi tenta. Meme mi tenta. Cioè, Luca, nel frattempo se la sta ridendo. Era meme. Era veramente me. Ma dove? Ma dove? Cosa? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Che meme era? Che meme è quello? Partita truccata. Ban. Ban subito. Cosa? Cos'è? Cosa mi sta a significare la faccia perplessa? Dice marca. La faccia è la sua reazione dopo aver visto il disegno. Non lo so. Ma è difficile qui. Ma sai cosa? Che non conoscendoci, non sappiamo chi farebbe una frase semplice, esatto. O semplicemente una parola tipo te che hai scritto male la volta scorsa. Qui era difficile. Era molto tricky questa risposta, ero molto tentato. No! 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 Ci siamo cascati tutti, Piras ha preso 1500. Amaro Montenegro. Africa, non ci credo. Cos'è, ragazzi? Cos'è sta roba? Ragazzi, questo è il mio capolavoro. Silenzio. Cos'è? Silenzio. Ma che cos'è? È il mio capolavoro. Vi giuro che se qualcuno lo indovina, Gesù risorto, Rick gioca a Minecraft, Ricky, vecchio guardone con gli occhiali, Iron Man con gli occhiali, una mano in carriera, Riccardo con raggi laser e becco, Minecraft. Che ci sono due risposte su Minecraft. Poi una mano in carriera, che vuol dire? E giù mi frega un sacco di punti, ne fa belle le frasi. Oh, ragazzi, avete indovinato tutti! Ma come possibile? Grazie! Sono primo! Tipo primo, 5000 punti! No, vabbè, avete dato la vittoria a Ricky, ragazzi. Così! In un attimo, dall'ultima alla prima! Dall'ultima posizione alla prima! Vabbè, io dal che cos'è? Ma è bellissimo, qualsiasi cosa sia, è bellissimo. È più difficile dare un titolo a queste opere che capire veramente cosa siano. Piccolo pompiere alieno, poliziotto disagiato, Super Mario laureato, pompiere, una vera con una scopa e un fulmine, e Leo, purpurri, I'm fine, amo spegnere il fuoco. No! No! No, io pensavo fosse l'avesse fatta Ricky, ero straconvinto. Magari era piccolo pompiere alieno. I'm fine. Oh, grazie. La frase era di Gianluca. Era piccolo pompiere alieno davvero? Eh sì. A me ricordavo subito il meme I'm fine. Questo l'ho fatto io. E ho peggiorato la situazione. Io non capisco cosa sia. Zoofilia, Furry Love, Mazza e i suoi gattini, Sam Nox, Gargamella e Birba, amore fuori di catesta, Bob Ross amante degli animali e Leo ama i gatti. Datemi un po' di punti. Così. No, non dategli niente, non si merita niente. Dai, vi prego. Ama i gatti? Sì. Quanti? Sì, con porca puttana. Sì, era proprio 4000 punti. Yes. Sul podio, così all'ultimo. Cos'è? Che cos'è? Che? Io dovrei scrivere un titolo. Scrivere un titolo. È bellissimo, mi piace. È fatta so già che cos'è e mi piace. Penso di essere io quello che ha scritto la frase e mi piace, sì, molto. Sono felice che sia capitata Giuliana. Deadpool Swag, Max Payne senza occhi, Spider Gun, Deadpool che spara, Deadpool fa cose, Deadpool, Stevie Wonder poliziotto, Terminator Swag. Sono tutte bellissime. Wonder poliziotto. Giuliana fa l'Accademia delle Belle Arti, è avvantaggiata. Ah, grazie ragazzi, molto gentili. Cazzo. Ricky si conferma al primo posto comunque. Mannaggia. Però un bel quantitativo di punti se li intasca Giuliana. Che spara, vabbè, almeno si una buona. Almeno non si. Stai dicendo che ho vinto davvero? È incredibile questa cosa, evviva! Chi ha preso più like? Mystery. Mystery. Bravo Mystery, solo per l'avatar meriti punti.
sono arrivato quarto, gran carriera. Da ultimo a quarto con un rimontone incredibile.